E bentornati e benvenuti su Go Italia. Come stai? Fare, credo, stavolta ci voglio credere. Si può fare. Forse l'ultima missione, non lo so, vabbè, sarà sicuramente una delle ultime. Questa volta veramente, non lo so. Comunque, dobbiamo recarci o alla base dell'esercito rivoluzionario o alla base dell'esercito dello shogunato. Siamo andati dalla base dello shogun. Vediamo. Adesso ho salvato stavolta, Ho salvato prima, quindi adesso se caso mai si possono fare tutte le missioni, le farò. Adesso andiamo, come sempre, let's go, vai. Lo saprai già, ma è giunto il momento di affrontare i ribelli. Anche se siamo più numerosi, non possiamo sottovalutare il nostro nemico. Hai le tue ragioni per combattere, ma non si tratta solo di questo. Se non agiamo subito, moriremo. Ti prego, combatti al nostro fianco con la Shinsengumi. Ok, questa è la loro proposta. Ok, allora se io adesso faccio, devo pensare. Certo, riflettici bene. Ci troverai qui a prepararci per la battaglia. Ok, e questo qua è quello che ci ha detto. Oh, adesso andiamo un attimo dall'altra parte, è vero? Ok, quindi qua. E credo che ci sarà la possibilità di Ah, sei tu. Un attimo che ti asco. Vabbè, questi sono i vari legami di sta cippa, vabbè. Sì, ok. Sì. Capisco. Arrivederci. Esatto, bravissimo. Molto piacere. No, vabbè, non ci distraiamo ulteriormente. Allora, andiamo da lui. Hey. Ryoma e anche Nakaoka. Andati. Non avrei dovuto mandare solo te. Dovevamo andare insieme. Se non avesse unito le forze dei Satsuma e dei Choshu, non saremmo arrivati fin qui. Ma temo che i Satsuma si siano dimostrati degli ingrati. Sai già cosa succede, presumo. Il tempo delle parole è finito. La guerra è inevitabile. Il Giappone non può cambiare se l'amministrazione rimane ai Tokugawa. Forse i nostri scopi non sono identici, ma visti i numeri della Shinsengumi, ci servono tutti gli alleati che possiamo radunare. Ti prego, aiutaci a combattere i Tokugawa. Ok, allora, adesso facciamo questa scelta e poi, prossimo episodio, vediamo se possiamo tornare indietro. Comunque andiamo, certo, combatterò con voi. Grazie, non lo dimenticherò di certo. Avrai un ruolo cruciale nella nostra strategia. Ti spiego brevemente il piano. Per battere un nemico più numeroso, ne va sconfitta la forza principale per abbatterne il morale. Vogliamo che assalti l'accampamento nemico principale. Una volta seminato il caos, l'artiglieria inglese finirà il lavoro. È la nostra occasione di cambiare il paese. Insieme, ora, al lavoro! E questo qua è la missione appunto contro lo shogunato con gli alleati occidentali. Quindi aia. Quindi noi non ci siamo qui. Il mio nome è Jules Brunet. È un onore combattere con un samurai così tanto celebre. Ti stavamo aspettando. Io sono Kondo, della Shinsengumi. Le truppe Denshutai sono addestrate e pronte per la battaglia.
ascoltate! La corte imperiale ha decretato l'abolizione dello shogunato! Ora, noi siamo i lealisti! E i Tokugawa, i ribelli! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Siamo stati premiati! Noi abbiamo la virtù dalla nostra! I nostri nemici non sono che una caotica marmaglia! Alle armi! L'esercito rivoluzionario, guidato dai clan Choshu e Satsuma, si schierò contro le forze dello shogunato. Ebbe così inizio la guerra Boshin. Che avverrà a prescindere da tutto, quindi... Poi vediamo, insomma... Vediamo un attimino. Non lo so. Vabbè, c'è comunque una battaglia da affrontare. Nello 44, non lo so, siamo 50. La miseria, siamo stati disarcionati. Occhio. La nostra misi improponibile. Continuiamo. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa? Punto di domanda, vediamo un po'. Andiamo! Dov'è il tuo spirito Choshu? Un attimo. Com'è che ci perdiamo una battaglia, non sia mai. Andiamo verso questo punto interrogativo, vediamo che cacchio c'è. Che è sto coso? Non ho capito. Ma c'è un punto interrogativo, no? Vabbè, andiamo di qua. Ma è il trenino? Adesso non fa, cos'è? Ok. Cose strane. Un attimo che c'è questo canzone. Ah, ok, dalla nostra parte, vedete un po' il casino che non capisce niente, attenzione. Un attimo, che sta succedendo? Eccolo qua. Non abbiamo, cannone.
sta sparando. Boh. Più a caso, perché non si capisce. Boh, vabbè. Vabbè, così. Giusto per. Dai, sono finito su. È un problema questo, però. Scusate. Non c'è spazio per la fiamma. Ho capito, però. Bastardo. Questo stiletto di merda. Ah, yeah. Sono tutti i nemici possibili, però. No. Abbiamo perso così. Male. Perso anche male. Perso malissimo, tra l'altro. Porca butt. Vendetta, vendetta. Mamma mia, come picchiano, però. Via, via, via! Mostratevi di cosa siamo capaci! Mamma mia. C'è la permadeath là. Non so come cazzo fare, no? C'è il permadeath. Porca puttana. Allora non è giusto. Il gioco ha cambiato le regole, avete capito? Il gioco ha cambiato le regole del cazzo. Per aumentare la difficoltà c'è il permadeath, però vaffanculo. Anche perché siamo in inferiorità numerica in tutto questo, quindi voglio dire, è manco giusto. Attimo che vediamo se riesco. No, no, non riesco, non riesco un cazzo, non riesco un cazzo perché sta tutto bloccato, sta tutto bloccato in me. Figlio di puttana, devi morire male. Bene, attimo che. Ok, non c'è il problema adesso, bene. Vabbè, però. Però ci sono problemi, questi sì. No, vabbè, 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 è una cazzata, capite che è una cazzata questa cosa che sta facendo il gioco? Cioè, pur di farmi morire, eh?
perché c'è un cannone là sopra e io vado via e me ne vado, fanculo però. Scusate, me ne vado, vado, ecco, vado da questi stronzi più che altro. Cosa che avrei dovuto fare prima, questo lo so, però. Ah, c'è dove la baionetta, no? Ve lo faccio vedere io. Figli di troia. Ma guardali. Ma guarda, che cazzo è così? Ma perché? Ma che cazzo è il gioco? Ma perché cazzo sta facendo il gioco? Ma cagare, vaffanculo. Un gioco che fa i cheat code contro, cioè, contro di me. Interessante sta merda. Guarda questo. Guarda, guarda, incredibile. Ok, fatto fuori, pezzo di merda. Dove stanno i cili qua, i coti, i cannoni? Allora, ok, andiamo a difendere la situazione. Dove stanno? Oh, dove stanno? Ah, non lo so. Ma in realtà no, non c'è più niente da fare. Però scarichiamo un attimo, scarichiamo i contenitori qua. Vediamo che, ma non credo comunque, non dovrebbe succedere nulla, però come non lo so e non mi fido. Quindi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ok, abbiamo scaricato le armi in qualche modo, diciamo così, e proseguiamo dritto per dritto. Ok, ci rifiliamo. Vai. Tutto convertito. Aia. Via la testa, c'è uno. Ok, due. Cos'è, mi vogliate affrontare tutto questo casino con l'altro fronte? Però vabbè, non lo so, però vabbè. Ecco, il problema è questo. Ma come sono smart sono diventati? Non ci credo. Pure? E praticamente sono diventati tutti scarsissimi. Tutto tutto. Medagliatore la possiamo usare contro di loro? No? No. Guarda, ma guardalo. Allora, cerchiamo un attimo di capire come dobbiamo far qua, eh. Cerchiamo di aggirare il problema in qualche modo. No, ma scusa! No, mi viene da ridere perché, cioè, improvvisamente hanno tutta, cacciano la scienza i nemici, no? Mi viene da ridere. Mi viene da ridere, assolutamente. Cazzo. Quelli là comunque, adesso li ho visti. Quando sono due stronzoni, non è che niente di che. Dannazione. Lo so.
due qua. Due qua. Nemici avvistati. No, vabbè, no, no, non è possibile, non è una... Ma guarda te. Cioè, non è una pistola che un secondo la abbassi, cioè, mamma mia, però. Le cazzate di sto gioco pur di giustificare la difficoltà sono una cosa assurda. Quindi, dove cazzo stanno, sti stronzi, no? Vabbè, andiamo avanti, perché mi sono sulle palle. Sono molto grato per avermi dato l'occasione di sfidarti al fuoco. Vabbè, niente, ti fermeremo, capito. Anche se dovesse costarci la vita! Della nostra risolutezza! Non pare che stiamo combattendo contro tutti gli amici che avevamo, comunque vabbè. Mamma mia. Vai dunque. Condo che e non si apprenderà. Ok, checkpoint. Mamma mia. Ma se possiamo aumentare di qualche livello. So che non lo faccio mai. Lo faccio sempre offline, diciamo, però vabbè. Speravo che c'era forse qualcosa. No, un attimo, qualcosa c'è. La voglia. Vabbè, questo qua non mi serve. Vabbè, questo è quanto. Questo è il livello che abbiamo raggiunto massimo, quindi ce lo facciamo andare bene. Peccato, volevo raggiungere il 100% dappertutto, ma non è stato possibile. Va bene, affrontiamo l'ultima sfida. Penso, stavolta penso un po' di aver ragione. Che sei? Quindi hai appiccato tu le fiamme della guerra. Quindi? Tu... Aia! È un gran bel déjà vu. Non avrei potuto chiedere un posto più adatto per chiudere i conti. No, che vabbè, scusami. Non ho capito niente.
Lascia che ti mostri il mio spirito da samurai. E sono finito tutto. Con l'aiuto di Kondo ho finalmente creato le serpenti che sognavo. Non so arrivati fin qui. Sarà una faticaccia di fare tutto, però vabbè, poi vediamo, eh. Penso che il finale sarà lo stesso comunque. Cazzo. Enomoto sta arrivando in nave. Fuggite a Edo, ve ne prego. Mai. Se fuggo ora, lo shogunato è finito. Ma è esattamente ciò che sperano. Se doveste avere la peggio contro i nemici, la guerra distruggerà l'intera nazione. Lord Katamori, quando vuole. Arde in te il desiderio di vendetta. Lasciaci estinguere le fiamme. Non finisce qui. E se ne va. Il comandante nemico fugge. È il momento. I cieli ci hanno dato un'occasione. Le truppe dello Shogun stanno per ritirarsi. Facciamo vedere loro chi siamo davvero. Fuoco! Kondo, dovresti ritirarti. Occupati di Brunè. Rimarrò al tuo fianco. L'era della spada è finita. Ma io non posso vivere senza... Per noi vecchi samurai è la fine. Toshi, tu e gli altri diventerete i samurai di una nuova epoca. Ora, andate! Signor Brunè. Verso la morte, probabilmente, non lo so, comunque. Nonostante lo shogunato disponesse di più uomini, con la fuga dello shogun, la sconfitta era alle porte. Rinvigorito dalla vittoria, l'esercito rivoluzionario iniziò a marciare su Edo. Dopo la sconfitta di Toba Fushimi, l'esercito allo sbando dello shogunato fuggì a Edo, sulla scia del proprio comandante. Incoraggiato dalla vittoria, l'esercito rivoluzionario si diresse a Edo per dare il colpo di grazia ai nemici. Ok, abbiamo terminato questo lunghissimo episodio.
Quindi missione completata, la battaglia di Toba Fushimi. Siamo arrivati nel 1868 a Kyoto e noi ci becchiamo al prossimo episodio. Non è stata questa l'ultima puntata, però siamo sempre molto più vicini. Un saluto a tutti da Italia. Ciao!